Buonasera a tutti. Vi rubo giusto 2 secondi per presentarmi a voi. Mi chiamo Federico Fanti, sono un geologo, un paleontologo e lavoro all'Università di Bologna come ricercatore. E sono pronto per fare con voi questa chiacchierata, davvero, niente di più di una chiacchierata. Se vi aspettate una soluzione, una predizione per il futuro, non è questo il posto giusto. E il motivo è molto molto semplice. In questi giorni, soprattutto nei giorni della grande attesa, io mi considero uno scienziato, una persona che studia ancora per diventare uno scienziato, ma osservo come in questi giorni, soprattutto tutti noi, chiediamo alla scienza e agli scienziati la stessa cosa, cioè una previsione. Quando finirà questa attesa? Quando finalmente saremo liberi dal Covid e potremo tornare alle nostre abitudini? Un'abitudine normale, ad esempio, potermi togliere questi auricolari perché ho appena messo a letto i bambini e non voglio svegliarli. Tornare alle abitudini di tutti i giorni, da un punto di vista della famiglia, da un punto di vista del lavoro. Ed è questo che agli scienziati, anche come me, viene chiesto in questi giorni. Una previsione. Quando tutto tornerà alla normalità. E la mia prima riflessione da geologo, quindi da persona che ha sempre a che fare con dei tempi piuttosto lenti, delle dinamiche piuttosto lente, la risposta è sempre quella: gli scienziati non dovrebbero essere interpellati per avere una previsione, dovrebbero essere interpellati soprattutto per capire il fenomeno che è in corso. In questi giorni tutti stiamo vivendo l'esperienza del Covid, ci stiamo bruciando nel privato, nel personale, nel pubblico, proprio a causa di questo virus. Ma l'attenzione dovrebbe essere posta sul capire i meccanismi di questo virus, evitare che si ripeta nel futuro, non semplicemente avere un'agenda personale da poter riempire e tornare alla normalità. La scienza infatti non si occupa di previsione. Un grande saggio dei nostri tempi, Piero Angela, che cito in questo momento, disse: la velocità della luce non viene sancita per alzata di mano. È quella. La scienza non ha il compito di sollevare mani e cercare di capire chi la pensa in un modo, chi la pensa nell'altro. La scienza non deve e non ha assolutamente modo di essere a favore di qualcuno, a favore mio, a favore di un collega, a favore di un oppositore. La scienza non è di parte. La scienza non ha assolutamente come obiettivo appoggiare l'opinione di qualcuno. La scienza è quella lotta quotidiana che i ricercatori attuano per cercare al loro meglio di capire come funziona il mondo in cui viviamo. Come funzionano i virus, che ruolo ha avuto la nostra società nella trasmissione, nella comprensione di questo virus. E soprattutto cercare di dare delle risposte serie. Serio equivale a dire richiede tempo, richiede comprensione, richiede informazioni alla società che oggi, come non mai oggettivamente negli ultimi anni, ha disperatamente bisogno della scienza per tornare alla normalità. Beh, in questo io mi trovo in una posizione un po' strana, come scienziato e come persona. Come scienziato io mi occupo del passato. Sono un geologo, lo ripeto, e un paleontologo, e di conseguenza il 99% della mia quotidianità è in un certo senso ignorare il presente e dedicarmi interamente al passato. Credo però che oggi come non mai, e ribadivo questo concetto pochi giorni fa in occasione del Earth Day, la giornata mondiale del pianeta Terra, studiare il passato ha un'importanza cruciale, almeno secondo me. Perché? Proprio perché la società di oggi ha disperatamente bisogno di prevedere il futuro, di ottimizzare il proprio futuro. Il passato di fatto rappresenta uno strumento indispensabile. Se vogliamo capire il presente e prevedere il futuro, abbiamo bisogno del passato. Perché dico questo? Perché quello che ci circonda oggi, la nostra società,
l'ambiente, il clima, i virus non sono comparsi con la bacchetta magica qualche ora fa, qualche mese fa, a gennaio, a dicembre, adesso c'è il dibattito di quando effettivamente il Covid sia comparso. Sono parte integrale e integrante del nostro pianeta da milioni di anni, da sempre, da prima di noi. Noi, al contrario, siamo gli ultimi arrivati. E se io osservo nel passato le dinamiche di quello che è successo, allora posso interpretare meglio quello che sta succedendo oggi. Io ho un intero manuale di istruzioni, un po' come i libri che vedete qui di dietro, un po' come i racconti dei nostri nonni. Io ho un'enciclopedia intera a disposizione che mi racconta in modo dettagliato, meticoloso, scientifico, tutto quello che è successo fino ad oggi. Sono quasi 4 miliardi di anni di storia, di storie, di eventi, che comprendono tra gli altri virus, che comprendono tra l'altro estinzione, che comprendono tra l'altro cambiamenti climatici, tutto quello che vediamo oggi. Ora, non voglio assolutamente dire che quello che è successo nel passato sia identico a quello che osserviamo oggi. Sarebbe un errore madornale, ma mi permetto di suggerire di utilizzare quello che è successo nel passato come un confronto, come un termine di paragone, come una lezione da imparare, da applicare al mondo di oggi. E questo, credo, faccia interamente la differenza. Nessuno scienziato ha la sfera di cristallo per prevedere il futuro. Gli scienziati si basano sui dati e li interpretano in modo tale da fornire un'interpretazione di quello che potrebbe succedere nel futuro. La scienza però si avvale proprio di questi incredibili strumenti, i confronti. Se invece di prevedere, stimare quello che succederà fra una settimana, 6 mesi, 10 anni, 100 anni, basandomi esclusivamente su quello che ho osservato oggi o nelle ultime 2 settimane, io avessi a disposizione un archivio incredibile, centinaia, decine di migliaia di casi, allora quelle decine di migliaia di casi mi permetteranno di avere qualcosa di incredibilmente solido, robusto, scientifico, proprio per migliorare le stime di quello che stiamo vivendo e quello che sta per arrivare. Il Covid è un esempio, ma siamo proprio in un momento di grandi cambiamenti del pianeta. Non a caso, il Covid, un virus, un parassita sostanzialmente, poco avrebbe potuto fare se non avesse avuto l'aiuto degli umani, degli esseri umani. Lo scienziato vuole fare questo, vuole cercare non di interpretare, vuole avere dei dati solidi per fornire al prossimo delle, come dire, delle informazioni credibili sull'andamento che un trend può avere, ma soprattutto mette insieme, dato dopo dato, pagina dopo pagina, le informazioni essenziali per capire, per comprendere il meccanismo di quello che sta vivendo. Ed in questo, ribadisco, lo studio del passato, secondo me, ha molti, molti spunti, soprattutto nel mondo di oggi. Dopodiché c'è il cittadino comune. Io faccio ricercatore all'università, mi considero un uomo di scienza, ma come immagino molti di voi, di ogni età, sono anche un cittadino normalissimo che si preoccupa molto della propria salute, di quella della propria famiglia, di quella dei propri figli e vive in modo oggettivamente stranito quello che sta succedendo ai giorni nostri. Ve l'ho detto 2 secondi fa, vedete, queste le cuffiette che mi permettono di far sì che i miei figli riposino a quest'ora, mentre io cerco di intrattenere questa chiacchierata con voi. Tutti noi vogliamo tornare alla normalità, perché paradossalmente quello che stiamo vivendo lo viviamo come un cappio attorno al collo, è un limite, è una costrizione. E in questo io, come scienziato, ho avuto una grandissima lezione, soprattutto dai miei figli. Ho visto che c'era qualcosa di strano quando io ho un bambino di 6 e una figlia di 3, il figlio grande si è messo a fare le videoconferenze, un po' quello che stiamo facendo noi e voi in questo momento.
All'inizio era entusiasta, qualcosa di tecnologico, di nuovo, vedere i propri amici. Dopo la prima volta non ne ha più voluto sapere. E mi ha fatto capire immediatamente perché questo non è per lui naturale. Cioè, vedere i propri amici alla fine della giornata non vuol dire vedere una strana faccia su uno schermo. Vuol dire interagire, vuol dire sorridere insieme, vuol dire fare disastri insieme. So che c'è una buona fetta del pubblico in questo momento che mi sta capendo. Bersi una birra con un amico, fare una passeggiata, quello rappresenta le fondamenta della nostra società, di chi siamo, non i monitor. Questi sono uno strumento utile in tempi di emergenza. E come genitore ammetto che ho imparato moltissimo, anche come scienziato, da un bambino di 6 e una bambina di 3 anni, che mi hanno in un certo senso sottolineato le cose importanti. E cioè mi hanno detto questo: attenzione papà, le cose importanti non sono necessariamente quelle che tu hai considerato importanti fino adesso. Questa clausura, questi limiti imposti, alla fine della giornata ti hanno costretto, sentite che brutta parola, a passare più tempo con noi, a gestire meglio i tuoi tempi, a desiderare molto di più due cose: capire cosa sta succedendo e quindi migliorarti come scienziato, come ricercatore, come professore universitario, due come persona, e cioè a rimettere in bilancio che cosa sia davvero, davvero importante nella vita di tutti i giorni e che cosa sia una sorta di vizio, una cosa accessoria. Spero con questa breve chiacchierata di avervi coinvolto questa decina di minuti in allegria, in modo piacevole, e vi ringrazio per avermi ascoltato e auguro a tutti voi di uscire presto da questi vincoli, da questa grande attesa che ci sta tenendo a casa, con l'augurio di rispondere anche voi stessi a queste due domande. Ricordatevi il perché delle cose e l'importanza delle cose. Grazie a tutti.